Tra gli amici qui a Fontana Freddo, Dino Galparoli, che nel milanese ci ricordiamo benissimo delle tue prestazioni, della tua velocità. Anche tu a festeggiare il Dico? Beh, penso che sia il minimo che si possa fare. Sono stati 2 anni veramente di grande soddisfazione, di bel calcio, dove la gente si è divertita. È ovvio che per un giocatore come ero io, tanti altri compagni, avere la fortuna e l'onore di giocare con campioni, con Zico, infatti specie, ma anche come Causa, come Dini, veramente ti dà un qualcosa in più. Quindi è ovvio che ritornare poi negli anni a pensare quello che si è fatto e vederci adesso, trovarci adesso, viene anche un po' da ridere. Però siamo tutti, sì, esatto, l'importante è trovarci, perché se andiamo a vedere abbiamo tanti ex compagni da che ci sono mancati, è giusto anche ricordarli, salutarli, e un pensiero anche a loro. Noi abbiamo la fortuna di essere ancora qui con i nostri acciacchi a divertirci, a scambiare ancora delle emozioni, e chi manca ci manca. Ascolta, hai un ricordo particolare tu della tua permanenza a Udine, quando hai giocato negli ultimi mesi, poi anni? C'è un qualcosa che ti è rimasto dentro? Ma diciamo che mi sono rimasti tutti e 9 gli anni, cioè è ovvio che il momento che sono arrivato, il primo impatto, è quello che ti rimane più. È ovvio che poi l'arrivo di Zico, tutto quello che c'era attorno alla città, attorno alla squadra, a livello mediatico, è ovvio che quell'impatto lì, quel ricordo lì, ce l'hai indelebile, una cosa. Però tutti i ricordi, sia quelli brutti che quelli belli, rimangono, perché per me sono stati 9 anni intensi e dati al massimo. Bene, non mi rimane che augurarti una buona partita, ma soprattutto divertimento. Un buon divertimento. Un buon divertimento.